la rigenerazione urbana delle aree in degrado, i piani regolatori e le varianti urbanistiche. Sono stati temi discussi nell'ambito del convegno Quale futuro per il nostro territorio, che si è tenuto a Senigallia, alla Rotonda Mare, in un incontro che di fatto è stato il primo passo per parlare di una nuova legge urbanistica della Regione Marche. Un convegno molto partecipato, voluto dalla Regione, che ha visto l'assessore Stefano Aguzzi parlare di una riforma della legge sull'urbanistica che superi quella vecchia di 30 anni, stratificata da una decina di interventi successivi, che parla di un mondo che non è solo superato, ma proprio non c'è più. L'attuale legge urbanistica della Regione Marche risale a 29 anni fa. Quindi diciamo un periodo non solo lontano nel tempo, ma anche completamente diverso da quello che stiamo vivendo. Erano gli anni della crescita industriale, nelle nostre vallate si amplificavano le aree industriali, era una pianificazione che rincorreva la nuova edificazione, che poi da 30 anni a sta parte ha avuto tutta una serie di alti e bassi, per arrivare a una fase un pochino più recente, dopo il boom degli anni 90 e dei primi anni 2000, nel 2009 è arrivata una crisi terribile che dal 2009 ad oggi ha fatto, diciamo così, declinare complessivamente il mercato dell'edilizia, portando alla chiusura del 60% delle imprese che operavano sul nostro territorio. Quindi parliamo di una fase completamente diversa da quella che noi oggi stiamo vivendo. Oggi ancora più complicata, perché? Perché purtroppo causa pandemia, tutto quanto quello che stiamo ancora vivendo, che speriamo di continuare a tenere sotto controllo anche per i prossimi periodi in questi nostri territori, come stiamo facendo oggi, comunque non ci aiuta questa situazione e ha ulteriormente cambiato il quadro, perché se prima della pandemia, fino a 2 anni fa, c'era una forte crisi dell'edilizia, oggi, terminata la pandemia, c'è stata, sotto questo punto di vista, un rimbalzo talmente forte, grazie anche delle normative, il 110%, eccetera, che porta ad una fase del tutto inaspettata. Oggi non si trovano le imprese per poter mettere su in cantieri. Una fase completamente inedita. Ed in questa fase completamente inedita noi dobbiamo far di tutto per interpretare nel miglior modo possibile le esigenze di prospettiva e consentire uno sviluppo armonioso, utile, sano di questo, diciamo, settore nei prossimi anni. Due, abbiamo in questo momento l'esigenza fortissima di sburocratizzare al massimo le attività legate alle pratiche edilizie, alla rigenerazione urbana, al risanamento dei nostri quartieri, alle nuove costruzioni quando si pongono nuove costruzioni, soprattutto all'efficientamento energetico delle nostre costruzioni e quindi alla loro ristrutturazione. Adesso inizia la grande sfida. Dopo 29 anni, dopo tutti questi cambiamenti, dopo tutte queste fasi, oggi anche del tutto inedite, occorre mettere mano a una nuova legge urbanistica. E se una nuova legge urbanistica, qualcuno ha la presunzione di avere la ricetta in mano per come deve essere fatta, per come deve essere portata avanti, per come deve essere pensata, sicuramente faremmo un grosso buco nell'acqua. Da Senigallia è iniziato dunque un percorso importantissimo che necessita del confronto con le associazioni di categoria, i professionisti e gli esperti che quotidianamente lavorano su questi temi, ha detto ancora l'assessore Aguzzi. Quindi oggi qui a Senigallia, primo incontro di decine che ce ne saranno nel territorio da qui alla prospettiva, inizia la discussione da oggi. Inizia la discussione su quella che potrà essere la nuova legge urbanistica. Ringrazio l'amministrazione comunale di Senigallia che insieme alla Regione Marche ha contribuito a creare questo evento, i tanti partecipanti e in presenza limitati, molti collegati online che sono tendenzialmente imprenditori, professionisti che daranno un contributo. Su questo noi cominceremo a lanciare qualche idea che ovviamente abbiamo su come dovrebbe essere una nuova legge urbanistica, basata soprattutto sul recupero delle aree dismesse, sul rivitalizzare i quartieri più degradati più che su nuove costruzioni, su un risanamento complessivo del territorio, però soprattutto raccoglieremo le idee, le proposte, le esigenze che diffuse nel territorio noi incontreremo da oggi in poi per arrivare a portare da qui ai prossimi mesi una proposta la più
calibrata possibile, la più adatta possibile, la più condivisa possibile, per arrivare ad avere da qui al metà del prossimo anno, mi do più o meno questa scadenza, ad avere una nuova legge urbanistica delle Marche. All'incontro hanno partecipato anche i referenti dei vari ordini professionali. Tutti si sono detti disponibili al dialogo per arrivare alle semplificazioni, se non a una vera riforma della legge urbanistica che superi la frammentazione attuale. Dopo quella legge urbanistica di 29 anni fa sono state approvate altre 10 leggi nelle Marche che andavano a modificare parzialmente quella, che però si sono stratificate una sopra l'altra senza mai abolire quella di prima. Sono circa 350 articoli queste 10 leggi. Noi pensiamo a una legge urbanistica che elimini le altre 10, che rimanga l'unica in campo. Oggi è stata abbozzata su 30 articoli, abbozzata, poi se diventeranno 40 o 25 non lo so, però sarà enormemente semplificata rispetto all'attuale situazione. Già di per sé questa è una grande novità. Se poi riusciamo, grazie al lavoro che iniziamo oggi di ascolto, anche a calibrarla, come ovviamente è doveroso fare, sulle reali esigenze dei nostri territori, nella salvaguardia dei nostri territori e la salvaguardia anche di chi opera in questi territori, quindi chi è che ha bisogno poi di operare, di lavorare, di avere nuovi immobili, faremmo ovviamente una cosa più che mai necessaria per la nostra regione. E su questo inizia questo lavoro, io sono molto fiducioso che lo porteremo a termine in un periodo non troppo lungo, ma soprattutto lo porteremo a termine nel migliore dei modi. Sono molto fiducioso in questo senso. All'incontro sono intervenuti Claudio Centanni, presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica INU Regione Marche, Alberto Romagnoli, presidente Ordine Ingegneri, Diego Sbaffi, presidente Collegio Geometri, Massimo Ubaldi, vicepresidente ANCE Marche e Viviana Caravaggi, presidente Ordine Architetti di Ancona, che abbiamo intervistato. E noi siamo naturalmente orgogliosi, no, che finalmente questa regione ha deciso di portare avanti dopo anni di stallo una legge sulla rigenerazione urbana e poi abbiamo appreso anche sull'urbanistica. Dobbiamo sicuramente rifunzionalizzare gli spazi, rivitalizzarli, i nostri borghi devono ritornare a vivere, le nostre città, le nostre periferie, attraverso appunto spunti di progetti di qualità e di rigenerazione urbana, anche non solo facendo rivivere questi paesi con il lavoro, con la digitalizzazione, perché dobbiamo riportare anche delle strutture digitali, no, per il lavoro agile, facendo lavorare anche in questi borghi e rivitalizzarli. Tante le riflessioni messe in campo in tema di rigenerazione urbana e riforma della legge urbanistica regionale. Architetto Goffi, questo è un momento strategico, importantissimo per la regione, dotarsi di una nuova legge sull'urbanistica, che cosa vuol dire? Quali possono essere i punti cardine? Sì, la nostra legge è una legge che è nata nel 92 con una generazione, diciamo due generazioni fa. È necessario quindi riformulare una legge con la collaborazione di tutti, degli ordini professionali, degli enti locali, una legge che abbia magari una scala gerarchica diversa, in modo che soprattutto per gli interventi che non siano nuova edificazione siano agevolate gli aspetti della rigenerazione, della riqualificazione dei quartieri e siano agevolate le procedure quando magari gli interventi non vanno a impattare sotto l'aspetto ambientale, ma formulare una legge dove diciamo ci siano delle velocizzazioni, delle procedure più semplici per la manutenzione, la riqualificazione del patrimonio esistente. Per la Regione Marche è intervenuta anche l'architetta Maria Cristina Borocci, dirigente, che ha detto come entro il 2050 si dovrebbe ridurre a zero il consumo di suolo. Se da un lato quindi è quanto mai necessaria una nuova legge regionale urbanistica, è chiaro che questa va anche calibrata sulle esigenze generali dei territori. Per quello di Senigallia si aprono scenari interessanti con il sindaco Massimo Olivetti e l'assessore di riferimento Gabriele Camerucci, che hanno parlato di rigenerazione urbana come opportunità di riqualificare diversi spazi, di nuovi progetti per la città. Questa legge la stiamo attendendo da molto, è una legge che potrebbe semplificare la normativa urbanistica che qui nella Regione Marche è oggetto di più interventi uno dietro l'altro e che potrebbe dare un quadro unitario.
Il fatto che parta da Senigallia è un aspetto estremamente importante, perché la nostra città è in questo momento una città che ha molta richiesta di edificazione, soprattutto però un'edificazione che non è consumo di territorio, ma quantomeno di riqualificazione di quello che è gli immobili che non sono al momento utilizzati. La rigenerazione urbana è il futuro dell'edilizia, quindi noi lo vediamo con estremo favore e speriamo appunto che la Regione Marche possa appunto indirizzarsi, come siamo sicuri, verso questo ambito, anche attraverso una semplificazione delle normative che sono attualmente presenti.